Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi facciamo il confronto tra Google Nest Hub e Alexa Echo Show 5. Abbiamo già portato sul canale un confronto tra il Google Nest Hub e un modello di Echo Show, in quel caso era l'Echo Show 8, quindi con uno schermo più grande. Oggi invece vediamo il confronto tra il Google Nest Hub e l'Echo Show 5, che è il modello di Alexa con la diagonale più piccola dello schermo. Prima di andare a vedere le differenze tra questi due dispositivi, come al solito ti chiedo di mettere un mi piace sotto il video per supportarmi e farmi crescere col canale. Iscriviti se non sei ancora iscritto cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere. E qua sotto in descrizione, oltre al link a questi due prodotti, trovi il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo a vedere le caratteristiche di questi due prodotti. Partiamo appunto proprio dallo schermo per andare a confrontare i due dispositivi. Il dispositivo Google Nest Hub ha una diagonale di 7 pollici come dimensione dello schermo, contro invece i 5,5 di quelli forniti dall'Echo Show 5. Andandoli quindi a confrontare anche visivamente, si vede subito a colpo d'occhio la differenza di schermo tra i due dispositivi. Quello di Echo Show, come si vede, è un po' più compatto, simile un po' a un cellulare posto in posizione orizzontale, mentre quello del Nest Hub di Google presenta uno schermo un po' più ampio che ci permette quindi una visione migliore di immagini e video. Però per entrambi i dispositivi si tratta di due soluzioni compatte, perfette ad esempio da posizionare in cucina come ho fatto io in questo momento. Questi due dispositivi infatti possono essere utilizzati in differenti modi. Potremmo infatti ad esempio utilizzarlo per guardare le ricette in cucina come cornice digitale, come abbiamo impostato su entrambi i modelli in questo momento, con la possibilità di far scorrere immagini differenti, ma volendo per entrambi i dispositivi avremo anche la possibilità di far scorrere delle nostre foto. Infatti sia Google con Google Photo che Alexa con il suo spazio dedicato ci permettono di andare a caricare online sul cloud determinate fotografie che poi potremo far scorrere sulle cornici digitali. Queste quindi sono due soluzioni che si possono equivalere in base alla vostra preferenza di scegliere l'assistente vocale Google o l'assistente vocale Alexa. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, entrambi i dispositivi presentano due microfoni. Google li ha posizionati nella parte superiore della cornice, mentre Alexa li ha posizionati nel bordo superiore, dove sono presenti anche i tasti più e meno per andare a aumentare e diminuire il volume, e il tasto per andare a disattivare Alexa o andarlo a riattivare. Per quanto riguarda invece i tasti fisici, Google li ha posizionati nella parte posteriore del nostro Nest Hub. Abbiamo il tasto per il volume più o meno posizionato qua su un lato e la levetta per andare a attivare e disattivare il microfono posta anche qui nella parte superiore. Sempre rimanendo sul retro, come possiamo vedere, sono entrambi rifiniti con un tessuto grigio in questo caso e cornice bianca nella parte frontale. Il dispositivo Google Nest Hub presenta solo l'attacco per la carica tramite trasformatore fornito in confezione, mentre il modello Echo Show di Alexa presenta, oltre ovviamente all'attacco del trasformatore, anche un jack da 3,5 mm per andare ad attaccare altri dispositivi tramite cavetto. Entrambi i prodotti poi presentano uno schermo touch che ci permetterà di andare a controllare diverse opzioni. Infatti questi due dispositivi possono diventare un ottimo hub per il controllo domotico della vostra casa direttamente tramite lo schermo. Tramite Google Home sarà possibile entrare nella schermata di controllo domestico per andare a visualizzare ad esempio il termostato, andare a controllare le luci della casa andandole ad accendere e spegnere, tutto in modo molto semplice tramite la schermata presente all'interno della cornice. Con il dispositivo Alexa, anche qui andando a far scorrere il dito da destra verso sinistra, avremo la possibilità di entrare in casa intelligente, dove andremo a trovare tutte quelle che sono le strumentazioni che abbiamo configurato sul nostro dispositivo e che quindi potremo andare a controllare. Per quanto riguarda la compatibilità della casa domotica, personalmente io preferisco la compatibilità che ha Google, che ci permette di avere una gestione, diciamo, un po' più libera e un po' più ampia di quelli che sono tutti i dispositivi compatibili con Google Home. Anche Alexa ha una buona compatibilità ormai con accessori di terze parti.
ma personalmente ho preferito appunto la soluzione con Google, perché mi dà l'idea di poter gestire in modo più approfondito qualsiasi aspetto della casa domotica. Ovviamente si tratta di due dispositivi molto simili ma altrettanto diversi, proprio per via delle scelte che può aver fatto Alexa piuttosto che Google. Infatti il dispositivo di Google dispone, diciamo, di tutto quello che è il mondo Google, quindi YouTube in modo nativo, potremmo andare a vedere i video andandole a richiedere direttamente con la voce, potremmo andare a richiedere una serie di informazioni direttamente al motore di ricerca Google, che quindi ci offrirà un campo di ricerca veramente molto ampio per andare a soddisfare le nostre richieste, e ovviamente anche le funzioni di Google Maps. Per quanto riguarda invece il discorso di Amazon, l'Echo Show è un dispositivo perfetto se siete dentro a tutto quello che è il mondo di Amazon Prime. Infatti, se disponete di un account Amazon Prime a pagamento, potrete usufruire tramite il dispositivo Echo Show di prodotti come Amazon Music, che vi permetterà di ascoltare la musica direttamente col prezzo del vostro abbonamento tramite il vostro Echo Show. O ancora potreste utilizzare Amazon Prime Video per andare a visualizzare serie TV e film sul piccolo schermo dell'Echo Show, o farvi leggere direttamente un libro da Alexa tramite Audible. Un'altra funzione molto interessante, sempre legata al mondo Amazon, è la possibilità di andare a richiedere, diciamo, quali sono gli ultimi ordini che abbiamo effettuato e quindi andare a tracciare quella che è la consegna prevista del prodotto che abbiamo comprato sempre tramite Amazon. Tutte cose che ovviamente il dispositivo Google non ci permette di fare, se non magari andando a controllare la casella di posta elettronica a cui abbiamo collegato il nostro account Amazon. Per quanto riguarda poi il mondo delle chiamate e delle videochiamate, qui invece Google ha ad avere una caratteristica in meno. Infatti, come vediamo, la cornice non presenta una webcam, che è disponibile solo nel Google Nest Hub Max, che però al momento in Italia non è ancora arrivato. Quindi con il dispositivo Nest Hub sarà possibile effettuare solamente delle chiamate audio tramite Google Duo, mentre invece il dispositivo Echo Show ci permette di effettuare chiamate e videochiamate grazie alla telecamera integrata, che potremo andare anche a oscurare con la levetta posta nella parte superiore. Telecamera che ci permette quindi di usufruire delle videochiamate tramite Alexa Drop-in, quindi andando a chiamare altri dispositivi Alexa o ad esempio anche l'applicazione di Alexa che potete installare sul vostro cellulare, ma è possibile andare anche a fare delle videochiamate direttamente con Skype grazie proprio all'integrazione che ha Alexa con l'applicazione Skype. Di questa cosa ho già fatto un video, quindi se volete sapere come configurare il vostro Alexa Echo Show per fare videochiamate con Skype, vi lascio il link qua sopra nelle schede per andare a vedere il tutorial. Per quanto riguarda poi l'utilizzo invece di Spotify, su il dispositivo Google Nest Hub è possibile utilizzare Spotify sia nella versione gratuita che nella versione premium, mentre per quanto riguarda l'utilizzo di Spotify su Alexa Echo Show è necessario avere la versione premium, altrimenti non funziona. Per quanto riguarda invece YouTube, come abbiamo detto, Google lo visualizza in modo nativo, quindi potremo andare a interagire direttamente con l'assistente vocale per richiedere la visualizzazione dei video, mentre invece Alexa lo visualizza, ma solamente tramite browser, quindi il funzionamento sarà un po' più articolato. Ovviamente entrambi i dispositivi funzionano come sveglie programmabili per la settimana o il weekend, e potremo utilizzarli ad esempio come timer o come reminder per i nostri promemoria, ma queste sono le funzioni più comuni che ovviamente sono presenti su entrambi i sistemi vocali. Entrambi i dispositivi sono poi compatibili con una serie di videocamere di sorveglianza e potranno essere utilizzati quindi anche per andare a visualizzare in modo live le registrazioni delle vostre telecamere, in modo tale da utilizzarli anche qui come hub per la videosorveglianza. Se avete delle domande quindi su questi due prodotti, lasciate pure un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere con un mi piace o non mi piace cosa ne pensate di questi confronti e quale dei due dispositivi avete scelto o pensate di scegliere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella qua sotto per ricevere notifiche a tutti i video che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Per questo video di confronto tra il Google Nest Hub e l'Echo Show 5 di Alexa è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video Recensione per Scegliere. Ciao da Enrico.